Siamo qui per una tappa importante del nostro cammino sinodale, una tappa che coinvolge innanzitutto i sacerdoti e i diaconi ed è davvero un'avventura spirituale, perché vogliamo davvero sperimentare la gioia del trovarci insieme, del camminare insieme, seguendo l'invito che ci viene da Papa Francesco. Ma vorrei dire, è un invito che Papa Francesco fa risuonare perché proviene dal Vangelo. Siamo tutti figli di Dio e dunque siamo fratelli e sorelle. Dobbiamo imparare, anche se siamo magari anziani, dobbiamo imparare a vivere come fratelli e sorelle, ascoltandoci, aiutandoci, sostenendoci. Questo caratterizza la nostra vita di credenti nel Signore Gesù e deve caratterizzare dunque anche il nostro servizio pastorale, come offerta, come disponibilità, come aiuto che dobbiamo sempre offrire, perché tutti abbiamo bisogno di una mano amica che ci sostenga nel nostro cammino. Quindi è un momento anche di esperienza, di convivialità, è un momento di gioia, perché stare insieme davvero, come dice il Salmo, rallegra il cuore degli uomini, invocando sempre naturalmente la benedizione del Signore sulla nostra Chiesa, sul nostro cammino, sulle nostre comunità e sulle nostre famiglie.